Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Alex Kidd in Miracle World DX. Gioco uscito da pochissimo su Steam, ma questa è chiaramente un'operazione nostalgia, perché io questo gioco lo avevo sul Nintendo Master System che negli anni 90 mio zio mi regalò per Natale. Che dire, è difficile analizzare un gioco di questo tipo al giorno d'oggi. È un gioco che è cambiato, nel senso che se andate nelle... e qui va un pochino la discussione. C'è la possibilità di attivare le vite infinite, ma soprattutto c'è un grandissimo cambiamento rispetto al passato, che è quello dell'aggiunta della possibilità, in caso di fine, diciamo, delle vite, di ricominciare dal livello. Cosa che sul Nintendo Master System non c'era, così come non c'era la possibilità di caricare una partita. Cioè, dovevi giocartelo tutto di botto. E calcolate, adesso vi farò vedere l'inizio della partita, calcolate che io spegnevo e riaccendevo se perdevo una vita nel primo livello, perché era tutto per le mie capacità ai tempi, e anche di adesso, era tutto calibrato giusto per avere le vite giuste, non potevo permettermi di morire, sapevo dove era ogni trappola. È un gioco stile Super Mario, insomma, un platform, ma con delle novità che al tempo erano comunque buone, cioè la possibilità di acquistare con i soldi che prendete in gioco dei mezzi di trasporto, quindi la moto, c'è cioè l'elicottero, mi pare fosse anche il motoscafo. E inoltre potete anche trovare o acquistare degli oggetti che vi danno dei bonus, tipo la possibilità di volare, tipo sparare con un bracciale, rendervi invisibili, mi pare. Ma un'altra cosa molto curiosa è il fatto che i boss principali, ce ne sono tre, prima di affrontare Junkie nel grande nel finale, li sfidate a morra cinese. E anche lì io mi ero creato proprio un foglio in cui sapevo già le mosse, perché le mosse non sono casuali, sennò ogni partita sarebbe... è molto particolare come tipo di gioco, e questa versione, diciamo, remaster costa 19,99 scontata all'uscita 17,99, non è sicuramente poco, già punta tantissimo sulla nostalgia. Io non so adesso se siete dei giocatori nuovi, non lo conoscete, se può piacere un gioco del genere. Sicuramente se vi piacciono i platform, magari scontato anche magari un po' più di 17 euro potrebbe valerne la pena. Per me è un tuffo al cuore questo gioco, perché comunque ci ho giocato tanto e lo finì ai tempi delle medie, cioè non era talmente difficile. Alla fine ci sono anche dei puzzle, quindi dovete, magari alla fine c'è un'intuizione da avere, cioè avete una mappa, dovete capire che con quella potete... Ecco, questa è la grafica che aveva ai tempi. Sono stati tutti pietrificati da Junkie e vedete che qua avete... In alto a destra vedete che ci sono gli oggetti, in realtà si appariva una schermata ai... La grafica è cambiata tantissimo, è stata migliorata tanto. Questo, adesso che andremo a vedere, è uno dei primi oggetti che trovate, il bracciale. Usando Z lo utilizzate, usando S e D andate a shiftare tra un oggetto e l'altro qualora ne abbiate più di uno. Alterneremo magari la visuale... È stata rifatta anche la musica. Qua basta un tocco, basta essere... Cioè bisogna essere di una precisione assurda per farcela. E può anche capitare che all'interno di queste cose ci siano delle trappole. Cioè invece dei soldi trovate un fantasma. Questo fantasma vi inseguirà fino alla fine. Come in questo caso vedete che c'è il fantasmino, quindi dovete scappare il più possibile da lui. Poi siete salvi, ma se non ricordo male ai tempi sul Master System vi inseguiva fino alla fine, quindi non avevate scampo. Alla fine io arrivai diverse volte al finale trovando un fantasma e non riuscendo a capire come fare a sconfiggerlo, e alla fine c'è un'intuizione perché c'è una mappa, c'erano dei simboli, insomma, e vi lascio intendere quello che è. Ed è carina perché era innovativa come gioco, perché appunto aveva questi oggetti che potevate acquistarvi e utilizzare in base alle vostre esigenze. Ma soprattutto ho trovato un altro oggetto, no? Ma soprattutto
Ad esempio arrivavate al castello, adesso poi appena finiremo il livello vedrete la mappa di gioco in cui vi sposterete man mano, proseguirete con l'avventura. Sto prendendo soldi perché devo comprarmi la... ecco, ecco, guardate, si muore così. La musica qui shifta anche come musica, cioè proprio più 8 bit se non meno. E io lo giocavo così, con il joystick del Master System che aveva frecce direzionali e due tasti, più il Select e lo Start ovviamente. E non era in italiano. E ora l'hanno trasformato in italiano. Adesso guardate che è molto bella sta cosa. La discesa nell'acqua. Non c'era in alto a destra quel simbolino lì, bisognava accedere al menu dove c'era, adesso qua non c'è, ah c'è, sì, c'è questa cosa, no, con gli oggetti, questa scatola, ragazzo che prende a pugni qualcosa, è un videogioco? Vabbè, abbiamo trovato un collezionabile, sì, ci sono state indubbiamente delle aggiunte, ecco, questo è il modo di morire, adesso shiftiamo. Il giorno e la notte, sicuramente. Però è un gioco dove dovete essere di una precisione assurda. Quello che cambia è che se io adesso finissi la vita, mi è rimasta l'ultima, ripartirete da qui. Sono morto. Non sparava lui ai tempi, eh. Comunque potete riprovare, ma ripartite dall'inizio, ma senza oggetti. Vabbè, poco male. Andiamo a rifarci subito i soldi. Può essere frustrante il fatto che appunto giocare con, in questo caso sto giocando con la tastiera e il mouse, e il tastiera e mouse, tastiera e basta, quindi non è precisissimo nei movimenti, ma lo era anche ai tempi. Ovviamente è un gioco che è stato riadattato per i tempi moderni, non andrebbe mai un gioco del genere con la difficoltà di allora, perché dovevate essere ultra precisi. Anche qua non dovete passarci sopra perché sennò morite. Cioè, morite. Viene generato un fantasma che vi insegue fino alla fine. E la cosa bella è che quando, appunto, stavo dicendo, arrivate al castello. Al castello avevate... non la rischio. Avevate le varie stanze da esplorare, quindi era pieno anche lì di segreti, zone in cui dovevate sbloccare la scala magari prima di arrivarci, oppure zone in cui... Mannaggia. Zone invece accessibili solo con l'utilizzo di determinati oggetti, quindi era veramente bello perché c'era anche un'esplorazione in un platform non era molto usuale, diciamo, ai tempi. Qua potete scegliere anche dal menu il tipo di uscita dal livello, il tipo di alimento, in questo caso ho scelto l'hamburger. Oh cazzarola. Ok, mi sono salvato per il rotto. Questa è la mappa. Proseguirete lungo tutta la mappa di gioco. E qui ci sono in alcuni livelli degli store dove potete acquistare i vari oggetti. E saltando prenderete l'oggetto. In questo caso prendo la moto. La moto mi durerà ben poco. Fate attenzione che appena la perdete. Quindi anche se non avete abbastanza soldi, distruggete i nemici. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione sono i blocchi. Non, ecco, tipo questo, non distruggibili. Io ricordo che ai tempi la facevo a velocità massima, perché comunque era... anche l'elicottero era spettacolare, perché era un elicottero a pedali. Poi ai tempi c'erano dei bellissimi manuali di istruzioni che praticamente vi riportavano tutti i mezzi con la loro descrizione in italiano. Ricordo che anche Zelda per Game Boy era fatto così, quindi c'era tutta questa descrizione, poi il gioco era completamente in inglese ovviamente. E qua si va a fare lo sfidone con il nostro amico.
che è fatto così, ovviamente era così ai tempi, è uguale, è così un'altra cosa. E ne incontrerete tre, perché appunto adesso state incontrando il sasso, poi ci sarà la forbice e la carta. Allora, lui è così, al meglio di tre, facciamo la pietra. Adesso non mi ricordo lui che cosa fa. Ai tempi almeno era sempre la stessa. Ho vinto. Adesso faccio la forbice. Voglio vedere come funziona così. Mamma mia. Non c'era questa schermata qua. Ah, ho vinto. L'ho battuto. Vabbè, fammi... Sì, c'era il panino ai tempi, adesso potete cambiarlo con altri cibi qualora vi desse fastidio il panino, insomma. È stato tutto adattato per i giovani d'oggi, quindi i giochi di una volta andrebbero lasciati dove sono per tante cose, se non per i vecchioni come me che hanno piacere magari a rigiocarli, però onestamente vi dico, non so se avrei speso questi soldi per... questo gioco, ovviamente. Magari scontato, uno si ama i platform, perché no? Ho trovato una vita. Però sono tutti comunque... Potete giocarvelo con le vite infinite, volendo. Io penso che... adesso non so se hanno aggiunto tanti collezionabili, ma è pieno di segreti, comunque. Posti in cui potete andare, tipo questo. Adesso questo me lo ricordavo. Credo che giocandolo con le vite infinite, penso che in un'oretta e mezza lo possiate finire. Giocandolo invece normalmente, ovviamente anche qui non avete come una volta la possibilità, perdendo tutte le vite, di dover ricominciare tutto dall'inizio, quindi abbastanza semplificato, penso che in un'oretta, un paio d'ore, penso lo possiate finire. No, con le vite infinite anche magari qualcosa meno di un'ora e mezza. Dipende se capite subito cosa dovete fare alla fine. Non è niente di complicato, però calcolando anche l'età che avevo io ai tempi, ed essendo il gioco tutto completamente in inglese, non sapendo cosa fare, calcolate che io finire Zelda Link's Awakening ci misi degli anni, perché non sapevo cosa dovevo fare. E poi si sa che a una certa età leggere un optional. Che cacchio. Vabbè, lo prendiamo da qua senza prendere la vita all'interno. Adesso siamo sull'isola e stiamo andando avanti. Non voglio spoilerare tutto il gioco perché così è ai tempi. Oh, ci si accontentava della grafica che c'era, e mai mi sarei sognato di dire io negli anni, non so, sarà stato il 93 forse, 93, 94, quello che era, di dire che grafica era da schifo. Il gioco era il gioco c'era la fretta di aprire la scatola e metterlo nella console. Questo è un gioco già integrato però nella console Master System, Sega. Qui c'è il santone, abbiamo incontrato il santone, poi scopriremo anche che dovremmo andare a salvare, qui ci parla che siamo l'erede, siamo il prescelto e tutto le varie. Devo prendere questo, che sono varie cose che ci serviranno alla fine. E qua si parte già in elicottero, quindi qua vi gestite la pedalata, vedete? Ah, mi sono dimenticato la grafica, perché vedete, a me non dà fastidio. Poi ovviamente se fate una cavolata di questo tipo andare a distruggervi, finite sotto e parte a tutt'altro livello, quindi dovete fare attenzione, perché tante cose avete una possibilità e una soltanto. Io non voglio andare oltre perché non voglio spoilerarvelo, spero di avervi fatto cosa gradita ad avervelo riportato per i giocatori di vecchia data come me. Non è lunghissimo, vedete, adesso abbiamo già finito il livello, ma va bene. Il prezzo secondo me è un po' alto, assolutamente. Ho sbloccato pacifista, poi vabbè, con i collezionabili e tutto, magari... Beh, qua, cavolo, c'era la pioggia? No, infatti me lo ricordavo completamente diverso. Guardate che differenza. Benvenuto, compra ciò che ti serve.
Ah, possiamo comprare l'elicottero, abbiamo un sacco di soldi, abbiamo esempio questo. Non so cosa sia, ma andiamo a vedere. Adesso ve li faccio vedere. Allora, posso usare gli oggetti con SD, shiftarli da uno all'altro. Uso Z. Non so cosa sia. Ah, questi qua fanno fuori i nemici al posto mio. Vedete che mi segue? Se invece io uso questo spara. Dovrebbe continuare fino a che morite. E capiterà molto presto di morire. Almeno io da piccolo non ho. Infatti, non ho mai avuto una gran fortuna con questi oggetti. Infatti, non li usavo. Non li usavo molto spesso. Li usavo soprattutto nel momento in cui c'era qualche zona, magari nel castello che si vedeva alla fine del gioco, per accedere ad alcune zone. Ho preso il medaglione magico, dovremmo prenderli tutti. E poi alla fine procedere con la fine del gioco, insomma. Ok, questo era Alex Kidd in Miracle World, spero di avervi fatto cosa gradita di avervelo portato. Fatemi sapere, come ho già detto, il gioco ha un prezzo secondo me un pochino alto, però un'operazione di nostalgia, è stato rifatto, comunque c'è del lavoro dietro, però. Qua potete andare in modalità classica, che si sblocca, probabilmente avendolo finito, quindi sarà quella che vi dico io, e lo scontro con boss, quindi giocarvi a mora cinese, insomma, con i boss. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!